Caloroso buongiorno a tutti i videospettatori, qui è Gilles di Memer Sandoria che presenta il primo TG Blu Cerchiato. In questo format di video racchiuderemo le 5 notizie principali del mese. Dunque, mettetevi comodi e godetevi la visione. La quinta notizia riguarda il calciomercato. Beh, molto importante. Non è ancora finita la stagione, ma già si sta lavorando in ambito calciomercato. E la cosa che più tiene banco in casa Sampdoria sono i contratti, i rinnovi dei contratti e gli acquisti. Dunque, diciamo che i due principali sono Berezinski e Keita. Su primo, quindi, su Berezinski, bisogna spendere due parole, perché ha fatto degli ottimi miglioramenti. Quest'anno ha anche segnato il suo primo gol in blu cerchiato, ha raggiunto le 100 presenze, e dopo un inizio molto titubante si sta riprendendo molto bene. Bravo Bartos! Lui vuole rimanere a Genova e finché gioca bene lo vogliamo tutti. Sul discorso Keita, invece, anche qui la società ha intenzionato a riscattarlo. Nonostante prestazioni molto altalenanti, Keita si sta dimostrando comunque un numero 10 affidabile. Detto ciò, il grande problema rimane l'ingaggio e la cifra per la quale la Samp dovrebbe riscattarlo. Ferrero vuole abbassare gli 8-9 milioni. Il Monaco dovrà fare qualche sacrificio. Vedremo chi la spunterà. Notizia numero 4. Secondo quanto riporta Il Secolo, Ferrero è andato a pranzo con Osti e Piccini, ma non hanno ancora discusso del rinnovo del contratto, anche questo in scadenza a fine anno. Rinnoveranno? Beh, certo che Osti e Piccini comunque hanno fatto un buon lavoro. Non un lavoro eccelso, però comunque hanno fatto un ottimo lavoro. Hanno portato a Genova degli ottimi talenti, hanno saputo scommettere sulle persone giuste, non in tutti i casi. Purtroppo abbiamo avuto anche dei giocatori che non hanno onorato la maglia e che anzi sono una grande spesa per la squadra. Prima su tutti mi viene da pensare a Murillo, ma detto ciò non si può dire niente. Questi due hanno sempre lavorato comunque bene. Passiamo alla notizia numero 3, ed è Claudio Ranieri. Il rinnovo di Ranieri non è in discussione. Ranieri vuole rimanere alla Samp e la Samp vuole tenere Ranieri. Ferrero su tutti vuole rimanere con Ranieri. Ed è normale. Due amanti della Roma, due veri romani che si trovano bene e che stanno lavorando bene insieme. Lo dimostrano i numeri, lo dimostra la differenza da quello che è stato l'anno scorso per i Ranieri a quello che è successo da quando è arrivato King Claudio. Detto ciò, la differenza tra quello che chiede Ranieri e quello che vuole offrire Ferrero è di circa 500.000 euro, quindi non sono proprio due spicci, soprattutto per uno come Ferrero. Però, finché c'è la volontà, sicuramente ci sarà grande voglia di mettersi a parlare bene, discutere e capire effettivamente quali saranno le conseguenze della trattativa. Personalmente, mi auguro sinceramente che Ranieri rimanga. Passiamo alla notizia numero 2, che è molto importante. Si tratta del rinnovo di Quagliarella. Fabio Quagliarella, secondo la Gazzetta, è convintissimo di voler rimanere un ultimo anno alla Samp per poi entrare in società. È un contratto che ispira molto il capitano della Samp e ispira molto la società. Stanno pensando già a un paio di ruoli dove metterlo, se in dirigenza oppure, secondo me molto interessante, ad allenare i giovani. A fargli allenare i giovani. Secondo me un'idea fantastica. Mi piacerebbe molto vedere una squadra di Baby Quagliarella. Passiamo alla notizia principale, la numero 1, sempre secondo Il Secolo, Ferrero è molto interessato ad acquistare il Palermo. Beh, il problema qual è? A noi cambierebbe poco, perché un presidente può anche avere due società in due categorie diverse, basta pensare a De Laurentiis con il Bari. Però il problema qual è? È che il presidente del Palermo, per cedere a Ferrero, vuole che sia prima il patron blu cerchiato a vendere la sua società e poi comprare il Palermo. Si farà? Non si farà? Dal Ferrero sono già arrivate le smentite più e più volte, però vedremo. Vi ringrazio per l'attenzione, spero vi sia piaciuto. Scriveteci qua sotto nei commenti se vi è piaciuto questo nuovo tipo di format che noi vorremmo ripetere tutti i mesi, una volta al mese, un semplice video con questi top 5. Grazie per averci seguito e sempre Forza Samp! Ciao popolo blu cerchiato!